Grazie a voi per l'invito. Io non dirò delle cose molto piacevoli, purtroppo, perché questo Recovery Fund è ancora del tutto, diciamo, una nebulosa, non si sa se arriverà, quando arriverà, quanti soldi arriveranno. E a mio avviso non dovrebbe neanche diciamo, essere questa la priorità su cui discutere. Facciamo un attimo un rapido riepilogo. Diciamo, questi soldi sono soldi che servono a finanziare delle spese, sono comunque debito in una qualche misura. Come sappiamo, prima del Recovery Fund c'è a disposizione il cosiddetto Fondo Salva Stati, il MES, che è anche un'istituzione già pronta a fornire liquidità agli stati che ne hanno bisogno, però con delle condizioni. Queste condizioni richiedono appunto di garantire la restituzione del prestito e di fatto spostano il centro decisionale su che cosa fare, come spendere e come poi ritrovare la liquidità per rimborsare i prestiti, spostano la decisione dal governo nazionale anche a delle istituzioni esterne, cioè un tempo la cosiddetta Troica. Ora magari non è più il caso di parlare di Troica, ma certamente la Commissione europea a Bruxelles, il Fondo Salva Stati stesso e quant'altro saranno molto attenti a vigilare su quanto i governi nazionali possono e vogliono fare, tanto che l'accesso a questo fondo salva stati non è visto di buon occhio e io sono molto contento che non sia visto di buon occhio perché quando la Grecia ha preso questi soldi è finita con l'austerità in rovina. Ora ci hanno garantito che adesso le cose sono cambiate, il MES non ha più le regole che hanno messo in ginocchio la Grecia, però io sono tra i firmatari di una lettera al ministro Gualtieri in cui chiedevamo di indicare con precisione dei documenti ufficiali in cui si sancisse fuori di ogni dubbio che non ci saranno più queste condizioni capestro. Il ministro non ci ha ancora risposto e colleghi più autorevoli di me sull'argomento mi dicono che se noi accedessimo al fondo salva stati, queste regole di controllo esterno ci sarebbero come prima. E la cosa non cambia molto con il recovery fund. Quindi il recovery fund si parlava di 200 miliardi, ora si è scesi non si sa bene a quanti soldi. Soldi che, come si diceva, sono in parte prestati e in parte dati come trasferimenti a fondo perduto. E qui, secondo me, si è fatta molta confusione perché uno pensa, mi regalano, Bruxelles mi regala i soldi, l'Europa ci regala dei soldi per aiutarci a pagare le spese della pandemia, dell'assistenza ai malati e quant'altro. Non è vero, nel senso che questi trasferimenti comunque l'Europa deve prenderli da qualche parte, questi soldi, e questi soldi che verranno dati a fondo perduto saranno sul bilancio della Commissione europea e al bilancio della Commissione europea partecipano tutti gli Stati membri, quindi anche il governo italiano dovrà dare un suo contributo al fondo europeo e riceverà questi soldi, questi trasferimenti a fondo perduto dall'altra parte. Quindi non è proprio, diciamo, che con una mano gli diamo un miliardo e con l'altra ci riprendiamo lo stesso miliardo. L'Italia ci andrà a guadagnare da questa operazione se si mette in piedi, ma il guadagno stimato dalla Banca Centrale Europea per l'Italia è di circa 2 punti di PIL per tutto il programma. Ora, 2 punti di PIL che saranno erogati non tutti subito, ma su un certo arco temporale, sono un po' poco perché il PIL dell'Italia dovrebbe scendere intorno al 10% quest'anno. Quindi questi fondi europei, seppure arriveranno, saranno meno di un quinto di quello che è stata la caduta dei nostri redditi medi in Italia. Quindi c'è poco di che stare allegri. E il problema è anche che noi dobbiamo lavorare su una maggiore cultura economica. Prima
il compagno diceva che i debiti graveranno su di noi, sui nostri figli e così via. Ora, c'è questa retorica sul debito pubblico che graverà sui nostri figli, che fa molta presa, perché tutti noi, o almeno io sicuramente, abbiamo contratto dei debiti con la banca e sappiamo che quando arriva la rata del mutuo, la rata della carta di credito, a volte si può andare in difficoltà e quindi che si deve tirare la cinghia a livello individuale se ci si è indebitati per non avere ulteriori problemi. Ma questo non è vero per un paese nel suo complesso, perché il governo italiano è in grado di mettere in atto delle politiche che fanno aumentare i nostri redditi e quindi ci consentono anche di pagare più tasse nel futuro. Quindi questo noi purtroppo non siamo in grado di farlo, di mettere in piedi le politiche che ci fanno guadagnare di più e ci rendono più leggera la rata del mutuo, ma tutti i governi nazionali invece lo possono fare. E quello che dovremmo aver imparato negli ultimi 10 anni dalla crisi del 2009 è che se noi come paese, come nazione, cerchiamo di ridurre il debito stringendo la cinghia con l'austerità e tagliando le spese della sanità, chiudendo gli ospedali locali, tagliando le spese della scuola e quindi non avendo poi un numero sufficiente di insegnanti, tagliando le spese dell'università e così via, è vero che quello che il governo spende ogni mese è meno di quanto spendeva prima, ma è anche vero che i soldi nelle tasche degli italiani sono sempre di meno, le tasse che gli italiani possono pagare sono sempre di meno e quando il paese va in crisi, come sappiamo, aumenta anche la necessità di eludere le tasse, di evadere le tasse per sopravvivere, cosa che si va ad aggiungere all'evasione legalizzata delle multinazionali e così via. Quindi questa strada di fare austerità, che è quella che Gualtieri già ci sta mettendo sul piatto, lo abbiamo visto per 10 anni che non funziona. C'è bisogno di una politica alternativa e quello che abbiamo anche visto è che se invece il governo decide di spendere di più e quindi genera maggiori redditi, mette più soldi nelle tasche degli italiani e lo fa in maniera anche intelligente, avendo un disegno in testa, questo fa aumentare il PIL, fa aumentare il reddito degli italiani in modo sufficiente a bilanciare anche la crescita del debito pubblico. In un ragionamento che stiamo per pubblicare mostreremo come, appunto, aumentando la spesa, il debito su PIL non aumenta, ma invece si stabilizza. Quindi, a mio avviso, la discussione non dovrebbe tanto essere su che fa il recovery fund, che cosa ci arriva, che cosa non ci arriva, quanto su che cosa vogliamo fare per far ripartire il paese nella speranza, come diceva il sindaco prima, che la pandemia finisca, che il lockdown finisca, perché se entriamo di nuovo in lockdown c'è poco da che stare allegri. Però diciamo, io condivido delle posizioni che sono state espresse già da molte fonti e in primo luogo che al di là di queste belle parole sulla svolta ecologica verde eccetera eccetera, che il governo italiano ha bisogno di aumentare di molto la sua efficienza, soprattutto nelle regioni meridionali, nelle regioni più arretrate, e per farlo non deve spendere di meno, ma deve spendere di più. Ci sono degli studi che suggeriscono che per arrivare al livello medio europeo il governo italiano e gli enti locali dovrebbero assumere più di 1,5 milioni di persone e in particolare 1,5 milioni di giovani con buone qualifiche, con una laurea, con una buona capacità professionale, perché se si vogliono mettere in piedi delle politiche di innovazione e quant'altro, non lo possiamo fare con la nostra pubblica amministrazione che ha un'età media molto elevata, molto più elevata degli altri paesi europei, con una capacità di usare le nuove tecnologie che ovviamente è limitata,
E quindi in primis c'è bisogno di rinnovare questa pubblica amministrazione tramite assunzioni su scala massiccia, che siano il primo passo, il primo tassello di una politica di rinnovamento e sviluppo del territorio. E poi, giuro che mi fermerò tra pochi minuti, altre cose da fare le sappiamo, e sappiamo come gli ospedali sono sottodimensionati, in particolare se continuerà l'emergenza del Covid. Sappiamo, abbiamo visto che le scuole sono sottodimensionate, hanno bisogno di altri insegnanti, soprattutto se vogliamo avere un miglior rapporto tra studenti e docenti. Le università fanno una ricerca che è sottofinanziata da anni e anni, anche quello è un pezzo che manca alla capacità del paese di risvilupparsi. Quindi queste sono cose abbastanza semplici. Per le altre, diciamo, io credo molto a quello che sta facendo Fabrizio Barca, e cioè una politica di far parlare i territori, andare a chiedere sui territori, ai cittadini, alle imprese del territorio, ai sindacati e ai lavoratori, quali sono le priorità, quali sono le vie di sviluppo, come si possono immaginare la loro zona da qui a 10 anni e quali sono i passi che si dovrebbero fare per arrivarci. Ecco, questi secondo me sono i passi da compiere, che non abbiamo bisogno di aspettare il recovery fund o altri fondi europei. Il governo nelle ultime settimane è andato a vendere all'asta dei titoli del debito a 2 anni e ha pagato un tasso negativo. Un tasso negativo vuol dire che io governo ti vendo un titolo oggi a 1000 e mi impegno a rimborsarti 900, cioè hanno i soldi gratis praticamente in questo momento. I titoli a 10 anni hanno un rendimento inferiore all'1%, quindi il costo del debito per il momento per l'Italia non è un problema. Non abbiamo bisogno del MES, probabilmente neanche del recovery fund. Abbiamo bisogno di politiche che facciano ripartire il paese, diano dignità al lavoro e ai lavoratori e ci rimettano su una strada di sviluppo umano. Grazie.